Quali sono le novità più importanti sulla terapia del lupus emerse dall'aggiornamento delle raccomandazioni EULAR? Lo abbiamo chiesto al professor Andrea Doria, presidente eletto della SIR, in occasione dei lavori del 60° congresso nazionale della Società Italiana di Reumatologia, che sta tenendo i suoi lavori qui a Rimini. Allora, professore, ecco, che cosa ci può dire sul fronte della terapia delle forme lievi e moderate? Quali sono, diciamo, gli update che vengono da queste raccomandazioni EULAR? Allora, queste raccomandazioni EULAR hanno introdotto un aspetto veramente molto importante, che è quasi un cambio di paradigma nella terapia del lupus, perché è stato recentemente approvato l'anifrolumab, che è un anticorpo monoclonale diretto contro l'interferon di tipo primo. 10 anni fa era stato approvato il belimumab, quindi adesso abbiamo questi due farmaci biologici, e le linee guida dell'EULAR hanno appunto introdotto un cambio di paradigma, in quanto hanno messo questi farmaci allo stesso livello dei farmaci immunosoppressori tradizionali. Quindi vuol dire che nei pazienti che hanno forme di malattia lievi o moderate, noi possiamo usare questi farmaci anche prima degli immunosoppressori tradizionali. La ragione qual è? La ragione è che ci sono più evidenze sull'efficacia di questi farmaci biologici che non dei farmaci immunosoppressori tradizionali. E poi l'altra cosa importante è che si è visto che questi farmaci biologici sono in grado di ridurre l'attività di malattia, ridurre la frequenza delle riacutizzazioni e soprattutto ridurre il danno d'organo, che è un surrogato di cattiva prognosi. Ecco, invece le novità sul fronte del trattamento delle glomerulonefriti quali sono? Anche sul fronte della glomerulonefrite abbiamo delle importanti novità, che anche queste sono state in qualche modo riconosciute dalle nuove raccomandazioni dell'EULAR. Abbiamo due farmaci in questo caso nuovi, abbiamo il belimumab, che è stato approvato anche per la glomerulonefrite lupica, e la voclosporina, che non è un farmaco biologico, è un farmaco di sintesi, ma anche questo è stato recentemente approvato per la glomerulonefrite lupica. E diciamo che l'aspetto nuovo è che in effetti in queste linee viene suggerito di utilizzare questi due farmaci in associazione alla terapia standard fin dall'inizio della malattia, cioè fino dal primo riconoscimento dell'esistenza della glomerulonefrite, noi dovremmo intervenire, con i farmaci tradizionali e questi farmaci, appunto il belimumab o la voclosporina. Anche in questo caso si è visto che l'associazione è più efficace nell'indurre la remissione della glomerulonefrite e nel prevenire il rischio di flare. Ecco, per finire, sul fronte dell'impiego dei cortisonici, questo update delle linee guida che cosa dice? Ma anche in questo update ha introdotto un altro aspetto importante, cioè un suggerimento generale di utilizzare la dose minima possibile di cortisone, sia quindi di, ad esempio, delle forme lievi moderate, di utilizzare una dose bassa fin dall'inizio e di ridurla, anche possibilmente sospenderla, e comunque non utilizzare una dose di mantenimento superiore ai 5 mg al giorno. E questo rispetto è una modifica rispetto alle linee guida precedenti, che invece suggerivano di utilizzare una dose inferiore o uguale a 7,5 mg al giorno. Ovviamente invece nelle forme più gravi lì la necessità è quella di partire con dosi più alte, anche per boli, però in ogni caso il suggerimento generale è di utilizzare, di cercare di risparmiare il cortisone, e questo oggi è possibile proprio per questi nuovi farmaci che abbiamo, appunto, che abbiamo nominato, quindi i biologici e la voclosporina.